Oh, che bella la mia casa, che quanto è piccina, carina, bella, accogliente, sì, che bella. Ah, che bello, saliamo le scale, andiamo in cima, quanto è bella, l'ho costruita io come me ne vanto, che bella, che bella, che bella, che mucchi, bella che fatto. Ah, guarda che bel panorama che c'è qui. Salve, signor Ryuk! Sa Buongiorno, signor Megaman. che cosa sono questi tre bellissimi oggetti in redstone? No, le volevo domandare cosa sono, mio caro signore. Sono dei mini cannoni 3x3, li sto facendo per l'utenza di YouTube e credo che la sua casa, chiedo venia per tal gesto, purtroppo dovrò usarli contro di lei. Aspetti, aspetti, non ho capito bene, ripeti come? Comprenderà. No, 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 no. Troppo tardi oramai! Cosa? No, no. Ma... No, la prego, cerchi di controllarsi, d'altronde era solamente a scopo. È per la scienza della redstone, per YouTube! fuggia di Oh, mentira, signore, fuggia di mica. plachi il suo fervore! Plachi il suo fervore! Da! Vada via! Via, vada via! Vada via! Deluso. Poi, lungi da me, demonio, lungi da me! Lungi, Interrompi lungi da me, quella, ti lungi! ho detto interrompi quella. Vada via, vada via! No, 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 la spada no, no! Buonasera, signori utenti di Minecraft, qui con voi Megaman ZX e i suoi amici, il signor Malento, il signor Ryuk, il signor Calcio e il signor Bardock. Salutate, ragazzi! Ciao Ciao a ragazzi! tutti. Ciao Ciao ragazzi! ragazzi. Questo qui è il team di Malento che, come avete ben notato nel Mine Combat, server del signor Luke, abbiamo fatto lo spawn e tutto quello che c'era annesso e connesso. Spero che vi sia sempre piaciuto. Come sono state queste costruzioni, ragazzi? Epica. Carina. Da divertimento. Molto belle. E tranquilli che ne vedrete ancora delle belle. Attendiamo solamente qualche idea dagli altri generali, diciamo. Oggi, come avete ben visto, vi faccio vedere quello che sta alle mie spalle, ovvero sia il mini cannone 3x3 distanza 40 blocchi, utilizzato spesso e volentieri anche come arma offensiva. Ma mi raccomando, speriamo che non lo userete per fare quella cosa brutta, vero signori? Certo che Oh no, 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 guardate la nostra testa come fa. ve lo No, assicuro non sul mio si figlio Lucio. usa. No, no, no. Procediamo alla costruzione. Adesso i miei compagni di gioco di Minecraft, nonché costruttori e abili costruttori, oserei dire, ci mostreranno come questo progetto possa essere, beh, così piccolo ma a grande gittata. Prego, signor Ryuk. Come Esattamente. vedete, viene premuto il bottone in legno, tutto un processo di redstone, esplosione interna e lancio! Adesso il signor Bardock ci dirà la misura esatta. Allora, la misura esatta è Considerando il centro, dovrebbe 40 blocchi. essere... Bene, signori, con 3x3 abbiamo 40 blocchi. Può rifare per favore, signor Ryuk? Ovviamente. Signor Malento, che ne pensa di un'arma così piccola e devastante? Dico soltanto che quello che hai creato è una forza inesorabile contro un blocco inamovibile. Bene, fa anche dei tiri un po' corti, ma è giusto che sia così. È la bellezza di questo progetto. Mi raccomando, usate questo oggetto in casa, nei server e in tutti i mondi dei vostri amici. Adesso qui l'adepto Calcestruzzo, eccolo qui anche lui, moderatore del server, come tutti quanti queste simpatiche persone, ci mostrerà gli oggetti che verranno utilizzati, qui mostrati anche con estrema eleganza dal signor Malento, e ci aiuterà a costruirlo. Prego, signor Calce, che oggetti abbiamo bisogno? Allora, abbiamo bisogno della redstone, oggetto Perfetto. fondamentale, torcia di redstone, Perfetto. dei dispenser, Perfetto. un secchio d'acqua, un Perfetto. bottone, Perfetto. del vetro, Perfetto. della TNT, Tanta TNT. tanta TNT e degli slab. Di qualsiasi genere. Ora lascerò che il mio piccolo adepto, sotto i miei preziosi consigli,
costruire il nostro mini cannone. La prima cosa che andiamo a fare è posizionare il primo dispenser davanti a noi. Procedi. Perfetto. Poi lo andiamo a posizionare a destra e a sinistra, che si guardano a vicenda. Uno. Attenzione. Vabbè, tranquillo. Vai, vai. Perfetto. Posizioniamo la slab davanti. Scusate ragazzi. Va benissimo. Mettiamo l'acqua. Perfetto. La torcia di redstone, quando la prendiamo in mano e dobbiamo inserirla nel dispenser, premiamo maiuscolo e tasto destro. Vai. Perfetto. Prendi di nuovo il dispenser e stesso procedimento di prima, mirando davanti alla torcia di redstone. Mira. Perfetto. Adesso su questi due buchi rimanenti, vedi, ci mettiamo due polveri di redstone. Una e due. Benissimo. Mettiamo quattro cubi di vetro, due per lato. Perfetto. E dietro qui abbiamo l'accensione, il bottone di legno. Stessa identica cosa, tieni premuto maiuscolo e tasto destro. Perfetto. Adesso gentilmente riempi ogni singolo dispenser dei TNT. Ok, un attimo solo. Ma Mastro Mega Man, il vetro è necessario? Il vetro è necessario? Il vetro non è necessario, però diciamo che è una cosa poco elegante. Di solito nei miei video confermo sempre la mia immensa ignoranza nel poter costruire. Quella barca è stata opera tua, Malento, del signor Bardark, la casa è opera del signor Yuk. Cose che io non mi sarei mai immaginato di fare, quindi chiedo venia se non ci sono capace. Ed ecco la pioggia. Un attimo che togliamo subito la pioggia. Fatto. Vabbè, l'ho levata. Ma il vetro funge da mirino per contenere lo scoppio della TNT? No. Potevano essere utilizzati qualunque tipo di blocco, però era simpatico mettere, diciamo, il vetro. Almeno sappiamo dove mirare, perché essendo trasparente, almeno sappiamo dov'è la mira. Tanto so che va dritto, perché se noi togliamo il vetro la mira è molto strada. Prego, signor Calcestruzzo, spari col suo cannone appena costruito. Faccia sentire il ruggito. Arc. Boom. siamo sempre guarda, a 40 blocchi. 40 netti, bene signori. Signor Mega Man, mi dica. La potenza di ciò ha fatto saltare pure i miei cartelli. Meglio, così capiamo subito che fa male, che bisogna usarla con bisogna usarla con discrezione. Bene signori, ora che abbiamo capito come funziona questo bel cannone, e soprattutto vi ricordo, se avete progetti nel cassetto, avete delle richieste, avete dei vostri progetti, volete farmeli vedere, sono ben lieto di poterli visionare. E ripeto per l'ultima volta, non usate queste redstone come se foste dei... Paremman pestata ladra, luri la vacca, volete cazzare quella randa? Teste a uscio, fuoco alle polveri. Capitano. We got us a map to lead us to a hidden box that's all locked up with locks and buried deep away. We'll dig up the box, we know it's full of precious booty.